arrivato. Buongiorno, signore. Federico. Buongiorno, dottore. Niente. Hai avvertito l'ingegnere? Sì, signore, mi ha detto che verrà qui nella tarda mattinata. Piano, adesso mangi qualche cosa. E vedrai che poi. Piano. A quello sfaticato di tuo marito, ma come, il garzone si affetta e fa faticare i padroni. Gesù, Giuseppe, Maria. E che maniera? Quel fetento, non ci faccio vedere io, lo vado a pizzicare io. Mamma, ma quante volte vi devo dire che voi con questo caldo non vi dovete stancare? Ma che? Restate a casa, ci pensiamo noi. Ma tu lo sai che io senza far niente non ci posso stare. Occè, pensateci voi un'altra volta a portare l'acqua. Mamma, quando si mangia? Tra mezz'ora è pronto. Tra mezz'ora le mando a chiamare. Mamma! Svergognata, hai sentito? Sbrigati a praticare. Calma, piano di giorno. La notte poi non ti stanchi mai. Lasciami, cetriolo! Ti amo, Messalina. No! Angela. Angela. Ma tesoro mio, ma che c'è? Ma che c'è, piccola mia? Ma che... Su, su, c'è qui tuo papà ora. Che... L'incubo. L'incidente. È stata colpa mia. Ma no. Morta per colpa mia. Lo sai che non è vero. Ecco, guarda, c'è anche il dottore qui. Ecco, ora prendiamo questo, su. Coraggio, bevilo. Ecco, ecco tutto così, eh? Ecco, brava. Va meglio? Stenditi adesso, su. E copriti, se no prendi freddo. Ecco, stai un po' meglio, sì? Vuoi che resto a dormire con te? No, papà, grazie. Vada pure, dottore, sto meglio. Va bene, posso stare tranquillo, sì? Ti lascio accesa la luce, se vuoi, magari. No. Allora mettiti qui. Ecco, così stai comoda. Stai tranquilla, vero? Ciao, tanto papà non dorme, ti lascio la porta aperta, qualunque cosa mi grazie. Chiami. Ciao, buonanotte. Il solito sogno, Sì, la solita visione ricorrente. E quel senso di colpa che riaffiora di tanto in tanto dal suo subconscio. Scientificamente è un caso classico. Si sente responsabile dell'incidente che ha causato la morte della madre. Ma non ne ha nessuna colpa, lei. Lo so, tuttavia lei se l'è messa in testa. Povera ragazza. Psicologicamente distrutta. Permesso? Signora Elena? Buongiorno, don Savè. Entrate, ma che state a reggere un muro? Tanto perché ne ho visti pochi dei muri crollare. Avete ragione. Come state? Ah, così è così. Sono contento. Aspettate, volete un bicchiere lì? Se è per farvi dispetto, rubiamo sì. Oh, buongiorno, riverente. Come mai da queste parti? Sono stato a trovare la signora Carmela. Ah, e come sta? C'è poco da stare quella poveretta. Mi sa tanto che siamo arrivati all'ultima corsa. Poveretta, come mi dispiace, povera Carmela. Quante fatiche, quanti sacrifici ha fatto per crescere i figli suoi. No, è perché voi, cara signora Elena, dopo la morte di vostro marito, che Dio l'abbia in gloria, dico, avete lavorato un bel po', E che se poteva fare, don Savè? Ah, lo so. Però, figliola mia, se non mettiamo un tantino di giudizio e andiamo a finire in maluccio, lo dico anche a nome dei figlioli vostri. Scusate, don Saverio, devo portare da bere agli assetati. Vai, figliola, vai fare il dovere tuo
di buona samaritana. Quale samaritana? Noi siamo di Bari. Signora Elena, in paese è stato visto il signor Roberto con la figliola, sì. È venuto con la ragazza e pare che sta creatura, dopo la morte della madre, non sta più tanto bene. Che brutta fine che ha fatto quella povera mamma. Che dite, Don Savè? Che sta disgrazia sarà servita almeno a far cambiare isso? Ci ha levato la pace questa terra. Ah, state tranquilla. Lo sapete che non vi può mandare via. La legge è dalla parte vostra. La legge non è mai che la povera gente. Cocca mia, la legge è capace, no. Nostro signore, però, certamente di sì. Aspettate, Don Savè. Legge. Pigliate queste uova fresche proprio di stamattina. Pigliate. E non fate la frittata prima do tempo come l'altra volta. L'altra volta mi avete dato un bicchiere di bianco, un bicchiere di rosso e sono andato via un po' scosso. Che Dio vi benedica. Buona salute. Ehi, Don Saverio, buongiorno. Buongiorno, figlioli, come andiamo? Buongiorno, Don Saverio. Buongiorno. Ho un sigaro fresco, fresco per voi. Bravo, te ne ricordi sempre. Che Dio te ne renda merito. Siete stato a casa? Sì, ne vengo adesso. Buono, buono, però me lo fumo dopo, eh. Don Saverio, me lo fate un favore? Dimmi. Mamma sta male, voi lo sapete. Ditele di non lavorare troppo. Ma ti pare che non glielo ho detto? Quello un giorno o l'altro ci rimane. Ma lo so, ce lo sa pure essa, vostra madre. Ma vedete, figlioli, fare smettere di lavorare così di colpo una che ha lavorato per tutta la vita non è facile per niente, ma per niente, che vi pare? Beh, buona messe, eh? Grazie. E ti ringrazio tanto per il sigaro. Arrivederci. Buon lavoro, figlioli. Minguccio? Senti, a proposito di messe e demesse, quando è che ti decidi di venire in chiesa per farti vedere magari le spalle? Un giorno di questi vengo, Don Saverio, ve lo prometto. Non fare sforzi, eh? Guarda che le promesse so come i debiti. State tranquillo. Ah, Don Saverio! Che vuoi? Don Saverio, scusate, vi devo chiedere una cosa confidenziale. Fiolo, non vorrei mica che mi ti metta a confessare qui in mezzo alla strada. Che confessione, confessione, Don Saverio, vi devo chiedere un'altra cosa. Va bene, chiedemela. Sentite, detto fra noi, secondo i cannoni della chiesa, il crescete e moltiplicatevi è ancora valido. Certo, e chi l'ha annullato? E se non l'annullate nessuno, mettete in corrente congetta. Se no qua si estingue la razza umana mia personale. Figliolo, ma perché congetta? Ancora non le sa ste cose? Padre, congetta di notte. Mica che è un giorno. E mi caccia sempre qui, non si può fare niente. Padre, è importante qui la mia. Ma dico, ma che sei fissato? Padre, qui non c'è. Hai capito? Ma dici sul serio? Mingo, abbi fede. Ce parlo io con Concetta. Gli dico tutti gli insegnamenti della Chiesa. Veramente, Don Savè? Cannoni compresi. Madonna. Minguccio, vieni qua. A te, sprisiduto. Che ci hai detto a Don Saverio? Ci ho detto di noi due, di quella che mi fai. Anzi, di quella che non mi fai. Ah sì, madonna che brevogna. A un prete le nostre interiorità. Doveva sapere. E lui che cosa ha risponduto? Ha detto che una buona moglie deve esaudire tutti i desideri del marito. Che fare l'amore fa bene al corpo e pure allo spirito. Ah sì? E allora è un inzivoso, sporcaccione pure lui. Domani vado alla chiesa e glielo vado a dire. Vai. Ti faccio a vedere io. Vai, non sai i cannoni che t'aspettano. Come vede, ho apportato tutte le modifiche che lei aveva suggerito. Mi sembra che così vada meglio. Ah, ho eliminato anche il muro di cinta. Sì, bravo, ha fatto proprio un buon lavoro. Grazie. E ha poi parlato con quei contadini? Purtroppo i Valumbo non se ne vogliono andare. Anche l'avvocato ha tentato di convincerli, ma è stato tutto inutile. D'altro canto, la legge è dalla parte loro. E allora? Credo che non ci sia niente da fare. Ma è possibile che non capiscano che vendermi quel terreno è un affare anche per loro? Dico, la mia offerta è più che generosa. Sono disposto a pagare quel miserabile terreno da 4 soldi al prezzo di un'area edificabile, dico, che altro vogliono, Ma non è una questione di soldi. È gente di campagna che si tramanda di padre in figlio il culto della terra. Posso anche capirli? No, io no. Proprio no. Devo avere quel terreno. Questo complesso non ha nessun valore commerciale se non riesco a completarlo. Bisogna convincerli a tutti i costi. Voglio parlare io personalmente con quella gente. Perché vuole parlarci personalmente? Vorrà fare un ultimo tentativo per convincerci ancora. Ma non lo sa che non ci riuscirà mai. Beh, allora se sei sicuro di questo, perché ci andiamo? Perché anche se siamo contadini, siamo persone civili. Ci ha mandati a chiamare e noi andiamo a sentire cosa vuole. Ma forse ci vuole fare un'offerta più vantaggiosa. Finché la mamma è viva, la masseria non si vende. Ci si è consumata, povera donna, su quella terra per lasciarla a noi. Voglio... Noi non vendiamo.
desidera? Buongiorno, teniamo un appuntamento con il signor De Micheli. Entrate. Vieni, vieni. Fammi un piacere, Paolo, aspettami qua. E perché? Non posso venire con te? No, voglio andare da solo. E che fa, botte? Se ha intenzione di far ammazzata, Franci, gli trungo una mano. Ma no, signore, proprio perché non voglio far ammazzata che preferisco andare da solo. E con questo che vuoi dire? Voglio dire, caro fratello, che tu spesso ti fai pigliare dalla nervatura. Aspetta qua, che è meglio. D'accordo. Chi devo annunciare? Palumbo, Francesco Palumbo. In anticamera c'è il signor Francesco Palumbo. Ah, sì, sì, fallo passare e chiudi la porta, non voglio essere disturbato da nessuno. Va bene, signore. S'accomodi, prego. Grazie. Buongiorno. Buongiorno. Che piacere, caro Palumbo. Prego. Grazie. Stavo solo scherzando, scusami. Scommetto che tu sei Angela. Ho indovinato? Scusami. Aspetta. Vieni qui. Scusami. Sono venuto a disturbarti con Manu Gafone. Ma l'ho fatto perché ti conosco già. Mi conosci? Ti ho visto con tuo padre. Dove? Giù al paese per l'inizio dei lavori del complesso turistico. Ah, certo, tu non ti puoi ricordare di me. Come ti chiami? Paolo. Paolo Palumbo. Dove abiti? Laggiù, all'altra parte della collina. Abbiamo una piccola azienda agricola. Diciamo che sono un contadino, ecco. Dici davvero? Sì. Perché, ti dispiace? Lei è l'uomo più cocciuto che io abbia mai incontrato. Anche lei però c'ha una bella capatosta, mi pare. Ah, sì, ma io me lo posso permettere. Ah, sì? Perché è molto ricco, vero? Esatto. Me lo posso permettere anch'io, sono ricco più di lei. Davvero? E che cos'ha? Un tesoro nascosto da qualche parte? Sì, un tesoro inestimabile. Il più grande del mondo. Mia madre. Mia madre vuole bene alla sua terra. E io voglio bene a mia madre. Ed è questa la nostra ricchezza, caro signore. Glielo dico ancora una volta, noi non vendiamo. Arrivederci. Palumbo. Sì? È la sua ultima parola? Sì, signor De Micheli. State voi buono. Sono qui, Francesco! Mio fratello mi chiama, ti devo andare. Va bene, tornerai a trovarmi. Se ti fa piacere. Paolo! Adesso devo proprio andare. Ciao. Ciao. Pronto, sono De Micheli. Ah, sei tu. Ciao, onorevole. Come stai? Si tira avanti. Senti, forse è il momento di ricambiare quel favore che ti ho fatto per farti eleggere. Sai quel complesso turistico? Sì, te ne ho già parlato, mi pare. C'è rimasto un terreno vicino, un terreno edificabile. E senza quello non posso far niente, ma i proprietari non lo vogliono vendere. Vedi se puoi fare quello che vuoi, ma quella terra deve essere mia. Allora com'è andata? Quel camorrista ci darà filo da torcere. E noi ci difendiamo. Ad ogni modo, Paolo, non far capire niente a mamma,
È così preoccupata, povera donna. Beh, allora che cosa le vuoi dire? Vedremo. Non abbiamo nulla da temere. Noi siamo a posto con la legge. Nessuno ci può impedire di disporre come meglio ci pare di quello che ci appartiene. La terra è nostra e nostra deve rimanere. Oh, l'ha capito finalmente. Se l'ha capito meno, questo a noi non ci deve interessare. Nei registri del catasto il terreno è segnato al nostro nome. Ma quello, coi soldi e le conoscenze che tiene, è capace pure di farci fare l'esproprio. No. Solo lo Stato può espropriare. È solo in caso di pubblica utilità. Ti ricordi che ha detto l'avvocato? Ma chi è capace di tutto? E pure io sono capace di tutto. Madonna, ma che... Beata te, Mingucci. Avete visto, don Zavè? Che cosa? Quell'uomo, quello che ha fatto per ultimo la comunione. E me? Era tanto pelato che sembrava un uovo. A proposito di un po', ieri pomeriggio ne ho portate qua 6 fresche fresche di uova. Ieri sera mi sono fatto una frittatina di uova. Dimmi un po', quanto fa 6 meno 2? 4. Ah, sì? Sì. Bravo, figliolo. E come mai ce ne sono rimaste 3? Ah, io non faccio niente. Chi se lo può aver pigliato? Può essere la madre. La madre? La madre di chi? La madre dell'uovo. Ah, gallina. Tu sei un bugiardo, se. No, io non sono un bugiardo. Tu sei un bugiardo e sprofonderai nell'inferno se continui a dire ste fregnacce. Scusami, signore, ma quando ce vuoi fa? Stai attento a rispondere a questa domanda. Che dice il settimo coso? Ma che è sto coso? Settimo comandamento. Che può dire? Pensaci bene. Che può dire il settimo comandamento? Che t'ho insegnato. Settimo? Settimo, no? No? Non a rubare. Lo vedi che ce lo sai? Andiamo un po' di là a chiedere perdono al nostro signore. Vediamo se c'hai il coraggio di mentire anche davanti al Santissimo. Chiediamo perdono. Perdonaci, signore, se abbiamo rubato l'ovetto. Che abbiamo e che abbiamo? Che hai? Devi da dire. L'avete detto voi che dovevamo chiedere perdono. Te la devi smettere di mischiarmi con le cose tue, capito? Brutto un punito lì. Perdonami, signore, se ho rubato l'ovetto a Don Zaverio. Ma adesso me ne devo andare perché ho da fare. Nel nome del Padre e Figlio. Scusami, signore, se ogni tanto gli è meno. Ma sto figliolo è la luce degli occhi miei. Ancora niente, Marescià? No. Beh, una domanda d'arruolamento deve seguire tutta una trafila burocratica. Ma dimmi un po', l'hai detto a tua madre che hai chiesto di entrare nell'arma? No, Marescià, non ancora. E che cosa aspetti a dirglielo? Aspetto il momento opportuno. Voi la conoscete, sapete com'è apprensiva. È proprio per questo. Ma devo trovare l'occasione. Spero che mi aiuterete voi a trovare le parole giuste, Marescià. Oh, preferirei affrontare una banda di delinquenti piuttosto che affrontare tua madre. Ma non mozzica, però. Oh, lo so che non morde. Ma di fronte alle lacrime io... Beh, adesso ti saluto, Palumbo. Arrivederci, Marescià. Buongiorno. Buongiorno. Vorrei un profumo. Di che tipo? Un tipo che profumi. Da donna? No, da uomo. È per un regalo? No, è per me. Beh, non ha un'idea più precisa, sa, ne abbiamo tanti. Beh, l'idea potrebbe essere uno buono che costi poco. Quelli buoni sono tutti cari. Cari quanto? Un momento, Dunque, questa colonia costa 25.000 lire, questa 20.000, questa 15 e questa 9.900. Mi fa sentire questa da 9.900? Certo. Mi dia la mano, no, la giri. Che cambia d'ore. Cosa ne pensa? Non tiene proprio profumo. Allora non la prendo. Me ne faccia sentire un altro, per favore. Quale? Questo da 20. Lo senta un po'? Buono, vero? Vuole provare anche questo? Sì. Provi anche questo. Beh, qual è meglio? Senz'altro questo da 20. Beh, allora prendo questo. Grazie. E piacerà una ragazza? Credo proprio di sì.
Ciao. Ciao. Come stai? Ma che hai fatto, il bagno nel profumo? Sì, ti piace? Certo, mi piace tutto di te. Senti, volevo chiederti se ti andava di fare un giro con la mia Jeep. Va bene. Andiamo, sali. Io, papà. Perché ti sei chiusa dentro? Non lo so, così. Ma stai bene, però, ti trovo distesa, serena, vero? Senti, che faccio allora? Ti mando sulla cena? Ah, no, vengo a mangiare con voi. Davvero? Ah, sì, sì. Oh, che bello. Oh, non sai che gioia che mi dai. Fa presto, allora, Va bene, sì. Ti voglio mia schiava. Ti terrò la mia Mercedes. Ancora, con te dentro la macchina non ci vengo, casa nuova sporcaccione. Quale macchina? Ti voglio mia, tu che mi sfuci sempre. Ma sempre questo disco metti. Con Jack, tu sti chiacchi, ma mamma sempre in bianco a me. Bravo, e falli sentire a tutti i nostri intimi. E perché non lo scrivi sui manifesti dentro al paese? Lo faccio davvero, e dico basta ormai. Costituirò un comitato per i diritti coniugati dei mariti. Sì, e tu farai il presidente, sensuato mandarillo. Martin! Avrò. Poppea. Oi, tu stai qua. Facciamo una partitina, va? E facciamo. Avventura. E mo si mangia, Francesco. E leva sti cartamiezzi. Mentre aspettiamo, mamma, una partitina. Ciao a tutti. Francesco. Che hai fatto? A dove sei stato? A dove sono stato? Avevo un appuntamento con una ragazza, va bene? Ah, mo capisco perché ti sei vestuto a festa. A festa. Ma che è sta puzza? Profumo. Come? Profumo? Sì, Aramis. Il moschetti. Che hai detto? Il moschetti. Non lo so, è un'acqua di colonia che si chiama Aramis. E chi è questa ragazza? Non posso dirtelo. E perché? Perché no? Perché non me lo vuoi dire? Perché non posso. Punto. E basta. Ciao. Ah, sono proprio contenta che si è fatta una guagliona. La gioventù. Tu, Francesco, ma che aspetti a te fa una famiglia?
C'è tempo, mamma. C'è ancora tempo. Buonanotte, papà. Ah, vai già nanna tu, eh? Buonanotte, dottore. Buonanotte, Angela, dormi bene. Buonanotte. Buonanotte. Come può essere un cambiamento così radicale da un giorno all'altro? È davvero così efficace la tua cura? Qualcosa deve avere agito beneficamente sul suo precario stato psichico, determinando un equilibrio nuovo e relegando nell'inconscio il fatto emotivo che ne ha scatenato la crisi. E secondo te cosa è stato? Ma non so, forse un nuovo interesse per qualcosa o per qualcuno. Forse è arrivato l'amore. Ma cosa stai dicendo? Oggi è uscita. Ma come è uscita? Sei rimasta tutto il giorno sola in camera. Non l'ho vista io uscire nel tardo pomeriggio, con un ragazzo. Ah. E chi era? Ah, non lo so, non l'ho mai visto prima. Quel ragazzo tu non lo devi frequentare. Ma a me Paolo piace. Ma che piace? Ho detto che non devi vederlo mai più. Ma perché? Solo perché è un contadino? Ma non è solo per questo. E allora perché? Ho i miei buoni motivi. E questo ti deve bastare. No, papà, non mi basta. A me quel ragazzo piace e io continuerò a vederlo, anche se tu non vuoi. Ah, sì? Vedremo. Vediamo chi comanda in questa casa. No, apri! Aprimi! Non voglio più sentir parlare di questa storia. E tu, guai a te se ti vedi ancora con mia figlia, chiaro? Voi non vi potete permettere di fare delle minacce. Io posso permettermi tutto quello che voglio. A casa vostra! Ma tieni giù quelle zampe da capo. Cafone, ci sei tu, miliardario dei miei stivali! E un giorno o l'altro queste zampe io te le metto in faccia, hai capito? La cosa non finisce qui. Non mi fai paura. Vedremo. Ma con tante ragazze che ci sono in giro, proprio con la figlia di quel camorrista ti dovevi mettere. Ma perché? È proibito? Sì, è proibito. È proibito, e te lo dico io perché è proibito. Perché dietro alla ragazza c'è la storia della terra. Ma che mi importa a me della terra? No! No, Francesco, no! A dove vai tu? Vieni a casa! No, non piangere, mamma. Non piangere, tu non devi piangere. Lo sai che ti fa male, mamma, non piangere. Per Dio, non piangere che ti fa male. Calma, calma, niente, calma. Hai fatto male. Hai fatto molto male. Angela adesso potrebbe avere una brutta ricaduta. Non mi importa. Come non ti importa di nulla? Preferisco averla con me malata, piuttosto che in buona salute con quel contadino. Sei impazzito. Mai stato così savio. Nessuno mi porterà via mia figlia. E meno che ogni altro è Palumbo. Quella famiglia me la pagherà cara. Thank you.
può? Oh. Permesso? Maresciallo. Buongiorno a tutti. Signora Elena. Buongiorno. Signor Francesco. Buongiorno. Accomodatevi. Grazie. Gradite un bicchiere vino? No, bicchiere, certo. Prego, maresciallo, bevete. E basta. Signora Elena, dovrei parlarle. Perché non si siede anche lei, eh? Di queste cose è meglio parlare con calma. Ma che è successo? Ecco, si tratta di suo figlio Paolo. Oh, maronna mia, che ha fatto? No, non si deve preoccupare così, eh? Perché non versa da bere anche a lei? Ci penso io. Maresciallo. Se la permette, io vi invito a brindare tutti con me, eh? Alla salute del carabiniere Paolo Palumbo. Ma... oh, carabiniere. Sì, signora. Contenta? Ma, carabiniere, abbiamo capito bene. Avete capito benissimo. Da oggi tuo fratello è entrato a far parte della benemerita. Oh, maronna mia. Adesso vi spiego tutto. Dunque, Paolo è un ragazzo di quelli che ormai se ne incontrano pochi. Aprimi! Papà, voglio uscire! Apri questa porta! Ti prego, papà, aprimi! Apri la porta! Papà, apri! No, resta qui. Vedendoti potrebbe avere una reazione più violenta. Proverò a calmarla io. Dammi la chiave. Sapevo che finiva col pianto. Ma Roma vai. Ma via, signora Elena, non è che Roma sia in America. Io ho 2 ore di corriera. E poi Roma è Roma. Roma, caput e mundi. Oh. Buongiorno, don Savè. Signora Elena. Oh, maresciallo carissimo. Prendo. Accomodati, don Savè, lo bevete un bicchiere di vino? No, figliolo, quando sto vestito così non posso proprio. Ma chi vi vede, padre? Lui. Lui chi? State zitto, scem, tu non capisci nulla. Da dove vieni? Sono stato dalla signora Carmela, messa tanto che sta per scoccare la sua ultima ora. Oh, come mi dispiace. Maresciallo, è la volontà del nostro signore. Un sigaro? Ma perché, don Savere, il nostro signore se la piglia sempre con chi non ha mai fatto male a nessuno e lascia vivere invece chi meriterebbe di crepare, eh? Figliolo, ma quante volte te l'ho detto? I disegni del nostro signore sono imprescrutabili. Ah, è venuto in chiesa Paolo e ci ha detto che ha fatto la domanda per diventare carabiniere. Ma che è sta maglia che ti ha piato da un po' di tempo di parlare sempre al plurale? Che ci ha detto? Dicchi, che mi ha detto? E sta zitto. Quando è venuto? Un paio d'orette fa. Mi ha raccontato tutto, dalla domanda che ha fatto, dalla discussione che ci avete avuto con De Micheli, allo schiaffo che gli ha stampato in faccia coso, Francesco. E della signorina Angela, della quale si è innamorato. Ma ti vuoi sta zitto? Tu c'hai la lingua con l'avanzo così. Sai che ti faccio un giorno o l'altro? Te la taglio. Te ne lascio un pezzetto solo per dire di tenere. Provateci. Pertinente e impunito che non sei altro. Chi è che mi dà un paio di forbici un momentino? Ma non bene, gliela scorcio subito. Baba, che stavolta non scherzo, sai. Te la taglio. E taglia la corda. T'ha salvato San Crispino. Non te rincoro soltanto per motivi di destino. E questo è tutto. Cominci a capire adesso? Sì, capisco. Ma se c'è qualcuno che ha ragione in tutta questa faccenda, sono i proprietari di quella terra, non è vero, dottore? È vero, sì. Ma non azzardarti a dirlo a tuo padre, mi raccomando. Vorrei chiederle un grosso favore. Se posso. Può, se vuole. Pornografico! Oh. Paolo.
Mi scusi, la signora Palumbo? Sì, sono io. Buongiorno. Buongiorno. Dovrebbe dare questa lettera a suo figlio Paolo. Ma chi la manda? Non lo so, sono solo stato incaricato di recapitarla. Buongiorno. Non dimentichi di dargliela, dovrebbe essere importante. Va bene. Mi raccomando, signora. Sia tranquillo. Ciao, ma. Ciao. Ah, Poli. Un signore ha portato una lettera per te. Ah, sì, e dove sta? L'ho messa su, in camera 2. Ah, grazie. Paolo non è mai stato contento di lavorare in campagna, tu lo sai, mamma. Quello è ancora giovane e a lui non ci piace faticare. Perché a te ti piace? E che c'entro io, è sempre con me, Angela. Vattene, sfaticato. È finito, la state sempre a luccare. Vedi, mamma, oggi i giovani preferiscono andare a lavorare in fabbrica, in città. Faticano meno, guadagnano bene e si divertono di più. Forse è per questo che Paolo preferisce andare a lavorare in città. Ma esso non va mica in fabbrica, va a fare un carabiniere. E beh, è con questo. E si l'accidono. Ah, scusa, ma perché l'hanno accidente? È perché ne accidono tante. Con tutta sta delinquenza che c'è sta in giro. Oh, mamma. Specie nelle grandi città. Oh, Gesù, ma perché non ti levi dalla testa queste idee? E poi un carabiniere in famiglia è sempre un onore, signora Elena. Ma perché hai preparato tutta quella roba? Perché tu sei un bello guaglione. E devi essere sempre bello e elegante. Ma io porterò la divisa. Ma se esci con qualche ragazza che ci va in divisa? E perché no? La divisa esercita un certo fascino sulle ragazze. Senta me, in borghese stai più sicuro, figlio mio. Mamma. E non parlo più. Qui, Cigno 2, dimmi tutto. Portatevi immediatamente a Piazza Zana, c'è stata una rapina a mano armata. Bene, ricevuto, ci portiamo subito sul posto. Sali, sveglia. Non ti preoccupare, tu pensa a correre. Sembri un ragazzino che prova il giocattolo nuovo. Sei tutto eccitato. Già. Stai attento però, questi non sono fumetti. Questa è realtà. Qui piovono pallottole vere. No, a Roma ci sono un paio di amici politicamente molto forti che sono dalla nostra parte. Ungendo le ruote a dovere, riusciremo a far espropriare il terreno. Poi, con un cavillo legale, me lo faccio assegnare dal comune. E così quei disgraziati dei Palumbo se la prenderanno in quel posto. E quel ragazzo? Quale ragazzo? Paolo? Sì, no, lui. Angela non lo vede più da un pezzo. E come sta? Meglio? Sì, sta meglio, sì. E va ancora da Gianni, il suo medico curante, ma ormai soltanto un paio di volte alla settimana. Allora, posso contare su di te? Eccola qua. Però, ragazzina, se andate avanti così ancora un po', tuo padre lo verrà a scoprire. È un anno che questa storia continua. E poi io mi sono stufato di fare il paraninfo. Ancora per poco, dottore. Io e Paolo stiamo pensando di sposarci. Di sposarvi? Angela, e i vostri genitori? La madre di Paolo, tuo padre soprattutto. Il vostro è un amore contrastato, lo sai? Non importa se è contrastato. Siamo tutte e due maggiorenni. E siamo negli anni 80, per fortuna. E come andrete avanti? Paolo vorrà fare carriera? È soltanto carabiniere? Ma io lo voglio sposare adesso, non quando sarà maresciallo o generale. Generale è meglio che l'escludiamo, perché col titolo di studio che ha, al massimo può arrivare a maresciallo. Ma sotto ufficiale o ufficiale, a me chi interessa è lui, non il grado. Ma come farete a vivere con la paga da carabiniere? Noi siamo giovani, ci basta l'amore. Piccola mia, magari bastasse l'amore per vivere. Ciao Palumbo. Buongiorno signor. C'è una lettera per lei. Dove l'ha messa? E l'ho messa in camera sua, sul comò. Mm.
E allora, che c'è, don Saverio? C'è, figliolo, che te devo parlare. Perché non siete venuto a casa mia? Perché non volevo discuterne davanti a tua madre senza prima averne parlato fra noi uomini, per così dire. Perché di che si tratta? Si tratta di Paolo. Di Paolo? Di tuo fratello Paolo, sì. Ecco, vieni un po'. Leggila un po', questo. Ma vi ha scritto altre volte? No. Qualche cartolina da Roma, così, coi saluti. Ma lettere no, non me la metto. Allora quella ragazza e Paolo si sono continuati a scrivere. E mi pare evidente, no? Dico, oh. Ecco. E noi che pensavamo che l'avesse dimenticato. No, ma che dimenticato? Non ha dimenticata per niente. All'amore non si comanda. Già. T'ho voluto vedere perché dobbiamo prendere un'iniziativa insieme. Che iniziativa? Dobbiamo parlarne a tua madre. È facile a dirlo. Lo so che è facile a dirlo, il difficile è a farlo, che non ce lo so. E conoscendo poi quella santa donna di tua madre, che il Padre Eterno ci assista. Signor Palumbo? Che c'è? Al telefono. Chi è? Una signorina. Una signorina? Una signorina, una signora. Una donna, insomma. Grazie. Pronto? Sì, sono io. Paolo Palumbo. Angela, amore mio. Paolo, dobbiamo decidere qualcosa prima che mio padre venga a scoprire tutto. E per questo ho scritto a Don Saverio, perché parli con i miei. Tu cosa hai fatto con tuo padre? Ancora niente. Ma ormai sono maggiorenne e posso fare quello che voglio. E ora cosa farai? Conosci la mia situazione. Devo aspettare il momento giusto, non sarà facile. Ma spero tanto di farcela. Oh, sta arrivando papà, ti devo lasciare. Ma sì, Nicoletta, te l'ho promesso. Ciao, papà. Non dovevi restare fuori a cena? No, ho dimenticato dei documenti, sono tornato a prenderli. Volevo farmeli portare da Federico, ma il telefono era sempre occupato. Con chi parlavi? Con una mia amica. Sai com'è quando parliamo noi ragazze? Lo so. E questa che cos'è? Niente. È roba mia. È una lettera? Sì, di una mia amica. Allora fammela vedere. No, non voglio. Ma perché no? Che male c'è? Fammela vedere. No, è mia. No, ti ho detto che la voglio vedere. Dammi questa lettera, dammi. Voi lo sapete, no, figlioli? Dio li fa e poi li coppia. Come a noi. Mattina? No, non è nemmeno giusto quello che sto a dire, la verità, signora Elena. È che vedete, l'unione, insomma, voglio dire, l'unione di un uomo con una donna, il matrimonio, intendo dire, è uno dei 7 sacramenti. Ma come parlate oggi, don Savè? Io non ve capisco. Ha detto che un uomo, 7 donne, è un sacramento. Don Savè, una volta per tutte, ce lo volete dire sì o no? Così non ne parliamo più. Va bene. Paolo si vuole sposare. Sposare? Sì. E con chi? Con Angela, mamma. Ah, figlia? La figlia di Re Micheli. Ma sei un anno che non si vede né chi. Sì, sarà un anno che si scrivono. E tu come lo sai? Ieri Don Saverio mi ha fatto leggere una lettera. E perché non me l'hai detto subito? Se vuol leggere sta lettera. E perché no? Che non si può? Se può sì. Vieni. Veniamo al dunque. Certo, sì, che ci vengo, non ci vengo al dunque. Ecco, io volevo parlare con lei di quei due ragazzi, Non mi interessa. Come non gli interessa? E quei due ragazzi se vogliono bene e desiderano sposarsi. E certo, capisco che per lei non è facile tornare indietro, ma anche la madre di Paolo, che in un primo momento, poveretta, era restia, adesso sarebbe d'accordo essa. Ma non lo sono io. Mia figlia non sposerà mai un Palumbo. E mi stupisce che lei, un sacerdote, s'adatti a fare il ruffiano. Che faccio il ruffiano? Senta, la perdono perché non sa manco quello che sta a dire. È solo accecato dall'odio per i Palumbo. È tutto per quel... Tutto per quel maledetto terreno. Comunque quei due non si sposeranno mai. E in quanto a lei... Basta, non mi vedrete mai più in questa casa. Né per questa né per qualsiasi altra ragione. Per niente di niente. Ma per carità, chi ci mette più piede? Meglio così. Sapete con che gente che siete trattati. Ma manco per estrema unzione ci vengo più qua dentro. Ma presuntuoso, impertinente, eppure maleducato. Guarda, ma che cristiani ci stanno più. C'è una persona che la sta aspettando. È tutto il giorno che sta qui. Chi è? È di là, guardi lei stesso.
Vada, vada pure. Angela. Non potevo più restare con mio padre. E così stanotte sono scappata da casa. Ho dormito da una mia amica a Napoli. E stamattina sono partita per venire da te. Ho fatto male? Per me ha fatto benissimo. Guardi che so tutto, signor Palumbo. La signorina mi ha raccontato la vostra storia e non posso fare altro che approvarla. Un tempo sono stata innamorata anch'io e per la verità volevo anch'io scappare di casa. Ma allora era tutto più difficile. Hai mangiato? Sì, ho mangiato qui con la signora Adele. Oh, il mondo è così cattivo se non ci si aiuta fra noi donne. E dove dormi stanotte? E dormirà con me, nella mia stanza. L'unico inconveniente è che io quando dormo russo, però non troppo forte. Grazie, signora Adele. Oh, queste cose le riservi per il suo fidanzato. Caro papà, parlarti mi è sempre stato difficile. Tu hai fatto tanto per me, moltissimo. Ma ora mi sento una persona normale. E voglio provare ad andare avanti da sola, senza la tua protezione. So che non sarà facile e che dovrò affrontare molti sacrifici. Ma non sarò sola. Ho accanto l'uomo che amo. Per ora sarà meglio non vederci. Sediamoci un momento. C'è qualcosa che non va? No. Vedi, Angela, finalmente io ho capito che sei l'unica persona che io amo e che non potrei vivere senza di te. Ma vedi, a volte la felicità fa dimenticare tante altre cose. Quali cose? Sei scappata di casa, per esempio. Non sono scappata, me ne sono andata. Sono maggiorenne. Sì, lo so. Ma non è la sola cosa che mi preoccupa. E cos'altro? Vedi, tu sei sempre vissuta in un certo ambiente. Con gente importante che non ti ha mai fatto mancare nulla. Hai le tue esigenze, i tuoi desideri. Io al massimo cosa posso offrirti, eh? Una casa modesta come quella della signora Adele. E a me basta. E se un giorno avrei bisogno di un vestito nuovo? Ne rivolterò uno vecchio. E poi stai studiando per diventare sottufficiale. E sì. Un sottufficiale guadagna di più di un semplice carabiniere. Lo so, Angela, però devi capire che io... E non... adesso lascia parlare me, è il mio turno. Va bene. Primo, ti amo. Secondo, sono in possesso di tutte le mie facoltà mentali, sono maggiorenne e faccio quello che mi pare. Terzo, sono venuta da te per mia libera scelta. Quarto, il denaro non ha mai fatto la felicità di nessuno. Quinto, non mi importa se la casa è bella o brutta. Sesto, non mi interessano le ville, le piscine e i gioielli. Settimo, la cosa più importante per una donna è amare. Ottavo, io ti amo e tu mi ami. Nono, continua solo ad amarmi. Decimo, non voglio più sentirti fare questi discorsi. E ora basta perché non ho più dita a disposizione. $15 milioni contanti, come d'accordo. Mi raccomando. State tranquillo, noi sappiamo quello che facciamo.
carabiniere Palumbo, attenti! Come sei bravo. Dimmi che mi ami. Dai, non fare il testardo, dimmelo. Vattene. Io ti amo tanto, e tu? Vattene. Dimmelo che mi ami, voglio sentirtelo dire. Sono venuta fin qui per questo, sai. Ma come, Paolo, hai paura? Un giovane bello e forte come te ha paura di parlare a una ragazza. Signorina, cosa fa lei? Sono la sua fidanzata. E lo sa che qui non si può stare? Sì, lo so. Ma l'amo talmente tanto. La sentinella non può parlare e nessuno le può rivolgere la parola. E perché lei parla con me, scusi? Io sono il capoposto. Ah. E ora, signorina, la prego, se ne vada. E va bene. Bella ragazza, complimenti. Grazie. Ma quale disturbo, mi fa piacere invece. Sto sempre sola tutto il giorno da quando il mio povero Pasqualino se n'è andato. È morto? Magari, per me è peggio che morto. È lui! Angela! Amore mio. Scusate, ragazzi. Buongiorno, signora Adele. Ha finito di fare la sentinella? Sì, ho finito. Cenate qui stasera o andate fuori? No, stiamo qui, con lei. Allora vi preparo subito qualcosa, aspettate nel soggiorno. Vuole una mano? Ma no, resti col suo carabiniere. Ah, signora Adele? Dica. Volevo avvertirla che sabato vado via. Come va via? Vuole lasciare la stanza? No, vado al paese. Con te, naturalmente. Voglio presentarti a mamma. Le ho già mandato un telegramma per avvertirla del nostro arrivo. A me pare più che giusto. Tesoro, sono davvero felice. Lo sarai per sempre. Amore mio. Permesso? C'è nessuno? Chi è? Ah, siete voi, buongiorno. Tenete, signora Elena, c'è un telegramma per voi. Un telegramma? Oh, mamma mia, che è successo? Non lo so, se non l'aprite. Oh, mamma mia, io non tengo coraggio, scusate, Salvatore, apritelo voi. Leggite. Leggo. È vostra figlia Paola che vi annuncia il suo arrivo con la fidanzata. Oh, madonna mia! Grazie, Salvatore. Grazie. Ecco, prendete un bicchiere di vino. Sono semio. Avanti, come va la salute? Sono semio. Venite. Grazie. Alla salute. Francè, fa un press che arriva la corriera. Calma, mamma, calma. Ci vogliono più di 3 ore. C'è sta tempo. La corriera arriva soltanto a mezzanotte. Non vedi l'ora di diventare nonna, eh? Cunce, è stato accorto il pullastro, tu non fa bruciare. Marsala l'ha preso? Sì. E un latte? Sì. E il zucchero? Sì. Ma in giro mi stia a prendere? Sì, cioè no, scusa, sta a venire Paolo e sono un po' eccitato. Paolo? Cunce, poi lo dai pure a me, Uzabaio. A te la camomilla. Pirnografico. Prima o poi ti avrò, Calicola. Speriamo che Paolo non tardi troppo. Faremo in tempo a prendere la corriera. Ma sì, da qui al capolinea ci saranno sì e no 5 minuti di tassi. Arrivando!
Francesco? Maresciallo. Casa tua? Mi hanno detto che eri qui ad aspettare tuo fratello. Sì, ma invece... Senti, Francesco, io sono venuto qui perché devo parlarti. Vieni. Signora Elena, voi state per ferma qua. Si è stabilito di rimanere tutti qua fermi insieme a darvi benvenuto. Avete ragione, dottore. È rimasto fora. Si è nascosto. Paoli, a dove stai? Paolo, Angela, a dove state? Dove ti sei nascosto? Andiamo, uscite fora. Paolo! C'è stato. Dio mio, povera donna. Non c'è stato. No, mamma. Paolo non è arrivato. E perché non è arrivato? Ha perduto la corriera. Ecco, signora Elena, mi hanno avvertito da Roma. Paolo ha avuto un incidente. Un incidente? Sì, mamma. Sì, ma niente di grave. L'hanno portato in ospedale. In ospedale? Sì, sì. I medici... I medici? Dicono... Insomma... Che medici? I medici, no! No, non è vero! Francesco, non è vero! No! No! È morto! È morto, no! Mamma, mi prego, mamma. No, no, no! Non fare così! Un dottore, presto! Fate chiamare un dottore, presto! Mamma, ti prego, non fare così, mamma. Mamma mia, bella, ti prego. Mamma, mamma, basta, basta, basta! Sindrome paranoica, una forma classica della schizofrenia. E guarirà? Purtroppo il processo di alterazione mentale è irreversibile in casi come questi. Posso vederla un momento, professore? È meglio di no, signor De Micheli. Nello stato in cui sua figlia si trova non riconosce nessuno. È totalmente assente. È stata tutta colpa mia. Perché? Dovevo starle più vicino. Ho sempre pensato troppo agli affari e troppo poco alla famiglia. Povera Angela. Sua figlia... è in cattive condizioni, ma un miracolo può sempre accadere. Non credo ai miracoli.
vede, don Saverio, purtroppo a casa mia non si capisce niente più. Te devi far forza, figliolo. Disgrazie come queste sono difficili da superare. Ma che devo fare? Comportati con tua madre come se tutto fosse normale. Ma mia madre non parla più. Fa cose strane. Fa come se Paolo fosse ancora vivo. Come se abitasse ancora con noi. È tanto tempo ormai che si comporta così. Ma benedetto figliolo, perché non chiamate un'altra volta il medico? No, lasciami finire, non un medico qualsiasi. Qui ci vuole uno specialista, un psichiatra ci vuole. Proprio ieri a tavola, quando ho tentato di parlargliene, sapete che ha fatto? Si è alzato, è andato a chiudersi in camera di Paolo e non mi ha aperto più. Io non so che fare, non so, ho tentato di parlargliene continuamente. La chiamo, ma lei niente, non mi risponde. Si chiude in camera di Paolo, io non so fede, che fare. Tanta fede. Signora Elena. Signora Elena, sono io, don Saverio. Aprite, devo dirvi una cosa. Ah, non avea paura, mamma. Canone facce tra sì. Tu duor. Sta tranquillo. Ca ci sto io vicino a te. Vi prego, aprite questa porta. Sentite? Ma che sta facendo? Sta come una pazza, povera femmina. Non gamba più. Dorme, Nick. Signora Elena. Senti, per come stanno le cose, io posso fare meno di niente. Posso solo pregare per mamma tua, confidando nella misericordia di nostro Signore. Il Signore si è scordato di noi. Francesco, ma dico, ma stai a bestemmiare, eh? Ma ti rendi conto di quello che dici? Scusate, non sarei, ma a me mi pare di impazzire. Io non ce la faccio più. Cerca di capirla, povera donna. Dopo la disgrazia a Paolo. Non è stata una disgrazia, don Savè. Mio fratello l'hanno ammazzato. Senti, Francesco, non ti voglio più sentir dire queste cose. Posso anche non dirle, ma nessuno mi può impedire di pensarle. L'unica cosa che è stato possibile accertare è il colore della macchina che ha investito Paolo. Dall'analisi della vernice sulla divisa risulta che si tratta di una fetta del 79. Un po' poco, mi pare. Ma nessuno ha visto niente. Non siamo riusciti a trovare nessun testimone dell'incidente. Soltanto Angela, la figlia di De Micheli, avrebbe potuto dire qualcosa. Ma nemmeno quando il padre l'ha fatta trasportare in una clinica psichiatrica di Napoli siamo riusciti a parlare con lei. Tuo fratello è stato vittima di una disgrazia. Convincitene. Maresciallo, a me nessuno me lo leva dalla testa. Paolo è stato ammazzato, volutamente. Stai attento a quello che dici, Francesco. Se De Micheli venisse a sapere una cosa simile, potrebbe anche denunciarti e ne avrebbe tutte le ragioni. E tu passeresti dei guai seri, lo sai? Su, dammi ascolto. Non ci pensare più. Pensa a curare tua madre, piuttosto. A proposito, come sta? Così, così. Alterna momenti di lucidità a momenti di pura follia, povera figlia. Purtroppo. Mi raccomando, Non ci pensare più a quella cosa. Io vorrei, ma non ci riesco, maresciallo. È più forte di me. E poi sento che è così. Ricordati che non bastano i sospetti. E se io vi porto le prove che quello che dico è la verità? Ma davvero ti pare possibile? E ora come farai? Perché non cedi la terra e te ne vieni a Napoli con tua madre? Qui se vuoi puoi lavorare e guadagnare anche bene. Ci penserò. Ma tu mi devi fare una cortesia, Marco. Si tratta di una cosa molto delicata. Per questo sono venuto da te. Ho bisogno d'aiuto. Parla francese, qualsiasi cosa. Voglio trovare la macchina che ha investito mio fratello. Ma non mi hai detto che l'incidente è successo a Roma? Sì, ma la macchina veniva da Napoli. E che cosa te lo fa pensare? Sono sicuro che è così. Quello che sospetti è vero, ci sarebbe solo da ammazzarlo a Stugliavaca. Ma com'è possibile trovare quella macchina?
Al fette blu ce ne sono a migliaia. All'esame della scientifica risulta che si tratta di un'alfetta blu del 79. Non saranno molte le alfa di quell'anno ammaccate sul parafango davanti che sono state riparate in questi ultimi tempi. Bisognerebbe girare dappertutto e ci vorrebbero mesi. E poi qui a Napoli ci sono tante officine clandestine. O sai, quelle che lavorano senza licenza. Almeno possiamo provare, fare un tentativo. Ma dovrebbe stare ancora a Napoli. Almeno credo. Ma che fa? Che fa? Marisa, questo proprio non lo so. Ormai è... sì, da più di un mese che è andato via, dico bene. Certo. Una gassosa, per favore. Ma è della terra. È della terra. Della terra se ne stanno occupati quei due marito e moglie che lavoravano laggiù, i pugliesi. Minguccio e Concetta. Sta sempre inzeppato tra i piedi questo, sai. Oh. E beh, e con questo? E con questo sei un saputo impertinente. Ti stai sempre a impicciare negli affari dell'altri. Ma dove l'hai pigliato sto gelatone? In farmacia. E in farmacia, spiritoso che sei. E i soldi chi te l'ha dati a te? L'hai trovati? Sì, per caso non è che l'avrai ripescato un'altra volta dentro la cassetta delle elemosine, eh? Sta a bassa all'occhi, ma sa che si fa quando uno ruba? Lo si arresta, arrestalo subito. Chiudilo dentro la camera di sicurezza per 7-8 anni, via, in prigione. Vieni con me. Male, così non servo più messa. Senti, Donato, con me di scherzi tu non li fai. Sti giochetti che ti con me non li devi fare, eh? E vada quello che ti ho detto. Non li devi farti scherzi! Allora, vado con maresciallo o sto con voi? Don Saverio. Tu stai qui con me e zitto. Ma Don Saverio, ma allora io chi arresto? Un gelato, prima che si squaglia. Sarà quello che sarà, ma sto figliolo mi aiuta tanto a campare. Niente, la luce degli occhi miei, io me devo convincere che è così. Grazie. Marco, forse tramite quei nostri amici, tu sai cosa voglio dire. Sì, mia moglie mi ha dato una buona idea. Conosco della gente che lavora con quelli della malavita. Ci potrebbero dare una mano. Però guarda che costa molto caro. Non importa. Io sono disposto a pagare qualunque cifra. Non è proprio sicuro, però vale la pena di controllare. La mattina dopo che vostro fratello è stato investito, un uomo ha fatto riparare un'alfetta blu del 79. Sì. Teneva una botta un coppo parafango davanti e avevo fare sinistra spaccato. Sì. Il lavoro l'ha fatto un carrozziere che conosco, a Portici. E a dopo? Ecco, tengo un biglietto con l'indirizzo. Ci ho scritto pure la targa. Tieni. Grazie, qualsiasi cosa è a disposizione. E grazie. Ma caro signore, questa è una targa falsa. La macchina è andata in demolizione da più di un anno. Mo stiamo a punto da capo. No, non siamo al punto di partenza. Noi ci abbiamo l'indirizzo del carrozziere. Ce lo dirà lui che gli ha portato la macchina da riparare. La targa era falsa. E io che c'è? Io non so niente. Non so proprio niente. Non vuoi parlare, eh? Ma di che cosa? Della persona che ti ha portato la macchina a riparare. Ma se vi ho detto che non lo so, e poi non c'è nemmeno il mio aiutante. È stato lui che ha preso quel lavoro. E poi neanche lui può dirvi niente. Non lo conosce. E qui viene tanta gente a portarci le macchine. Ce le portano, noi le aggiustiamo, le tornano a prendere, ci pagano e tutto finisce lì. E poi voi chi siete? Siete per caso un poliziotto? E se siete un poliziotto, mostratemi la tessera! Guarda, che se a questo non gli dici il nome, ti fa una faccia di schiaffa così. Mi devi dire il nome. Ma vi ho detto che non lo conosco. La macchina, devi non l'avevo mai visto prima! Chi? Non lo conosco! Chi? Ah! Chi? Ah! Chi? Parlo! Parlo! Ah! Vincenzo Caputo. Ma dove sta? Lavoro al porto, fa il magazziniere. Ti avevo avvertito. E se hai intenzione di chiamare qualcuno, chiama la polizia. Perché se avverti Caputo, vengo qui e t'ammazzo. Scusate, sapete dove sta Vincenzo Caputo? Sta là dietro. Grazie, signore. Vincenzo Caputo. Siete voi, Vincenzo sì. Caputo? L'alfetta blu targata Napoli F14338 è vostra. Perché? Avete fatto riparare la macchina in una carrozzeria di Portici. E con questa? A voi che ve ne importa? Chi siete?
Sono il fratello del carabiniere che avete ucciso! La morte di mio fratello non è stata una disgrazia. Chi ha organizzato l'incidente? Non lo so. Io non c'entro niente. È stato Ippolito che mi ha ingaggiato. Io non c'entro niente. Io non... Chi guidava la macchina? Non lo so. Vi giuro che non me lo ricordo. Chi guidava la macchina? Non lo so. Chi? Io... Sono stato io. Dammi tu. Sì, sono stato io. Non lasciami. Ma cosa credete di aver fatto? Ma come maresciallo vi ho portato uno degli assassini di mio fratello. E le prove? Eh? Dove sono le prove? Le prove? Ma quali prove? Se è stato lui stesso che ha ammesso di essere l'assassino di mio fratello, l'ha confessato lui, l'ha confessato a me. A voi? A me. Come sostiene che non è vero niente? Che è stato costretto ad ammettere di essere colpevole della morte di vostro fratello perché altrimenti lo ammazzavate di botte? Guardate, io... Maresciallo, io sono soltanto un contadino. Io non sono tanto pratico della legge, di queste cose qua. E poi, Caputo, mi ha pure detto che la notte dell'incidente con lui c'era un complice. E mi ha pure detto il nome. Si chiama Carlo Ippolito. Anche questo? Sì. Gli ha detto. Ma in quale modo? A forza di... Se quello vi denunzia, voi andate a finire dritto sotto processo per lesioni volontarie e sequestro di persona. Insomma, maresciallo, da che parte è stata? Dalla mia o da quella degli assassini? State attento a quello che dite. Io non sono da nessuna parte, né dalla vostra né dalla sua. Io sto da una sola parte, quella della legge. Voi dovete portarmi prove, argomenti concreti. Solo allora posso interessarmi di trasmetterli al magistrato che già si occupa del caso a Roma. Mi sono spiegato. Mi avete capito bene? Sì, credo di sì. Insomma, mi state dicendo che voi non lo potete neanche trattenere. Ma per quale ragione dovrei trattenerlo? Sotto quale accusa? Forse perché qualche volta fa il portabagagli abusivo? O perché fa uscire qualche stecca di sigarette dal porto? Se questa è la legge. State attento a quello che dite! Ecco, bravo, andatevene. Fatemi il piacere, andatevene. Maresciallo, scusate. Io sono sicuro di quello che ho detto. Datemi la possibilità di raccogliere le prove. Non potete trattenerlo 3-4 giorni. Frangè, il cielo che ti manda. Meno male che sei venuto. Vostra madre ha avuto un collasso. L'abbiamo ricoverata d'urgenza. A dove sta? In ospedale. Dottore, come sta?
mamma. Casa Ippolito? Sì. È il signor Carlo? Sì, sono io. Voi chi siete? Sono un amico del signor Roberto De Micheli. Non lo conosco. Ma è stato lui che mi ha dato il vostro numero di telefono e mi ha detto che potevo rivolgermi a voi per un certo affare. Che affare? Un servizio, lo stesso che avete già fatto per lui. Vi ripeto che non conosco nessun De Micheli. Ma io sono disposto a pagare, anche 10 milioni. Pronto? Pronto, mi sentite? Vi sento, ma non conosco nessun De Micheli. Vedete, io vi ho lasciato parlare, ma avete sbagliato persona. Vi ripeto che questo De Micheli avete detto, mai visto. Mai sentito nominare, mai. Voi lo conoscete, Vincenzo Caputo? Vincenzo Caputo? Vincenzo Caputo. Aspettate un momento, mo torno subito. Thank you.
Non ti muovere o ti sparo. Fermo! Sei stato tu ad ammazzare mio fratello. Te l'ha ordinato De Micheli. Parla per Dio, t'ammazzo! Sì, sì. L'ha ordinato De Micheli. Quanto t'ha dato? 15 milioni. Del resto. Grazie. Chi è? Francesco Palumbo, il signor De Micheli è in casa? Che vado a vedere. Chiedo scusa, signore. Sì? C'è il signor Francesco Palumbo. È giù al cancello che aspetta. Dico che non è in casa? No. Fallo passare e lasciaci solo. Va bene, signore. Signor Palumbo, si accomodi, prego. Grazie. Prego, si accomodi, signore, prego. Buongiorno, signor Palumbo. Finalmente si è deciso. È venuto a parlare del nostro affare? No. E allora perché qui? Per pagare. Pagare? Un assegno di 15 milioni. Che significa? Tanto vale per te la vita di un uomo. E ora io pago la tua. Poltrona mano destra 0,50. Poltrona gamba destra 0,20. Gamba sinistra diritta. Gamba destra leggermente divaricata. È piegata all'altezza del ginocchio. Poltrona mano sinistra 0,80. Poltrona a segno 0,90.